seconda volta, nel breve volgere di un decennio, il popolo italiano, nella sua parte migliore, ha scavalcato un ministero e si è dato un governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento. Mi sono rifiutato di stravincere e potevo stravincere. Con 300.000 giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad ogni ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo. Potevo fare in quest'aula torda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo strangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo. Ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto. Ci siamo proposti di dare una disciplina alla nazione e la daremo. Così, il Dio mi assiste nel condurre a termine vittorioso la mia ardua fatica. Nell'aprile del 1924 entra in Parlamento una nuova classe politica che rappresenta anche la generazione delle trincee. Il 53% dei deputati aveva partecipato alla Grande Guerra. Due terzi dei deputati fascisti avevano meno di 40 anni. Mussolini, 41. Tuttavia, se le istituzioni sono state fascistizzate. Parte della popolazione ancora non lo è. I giovani furono il materiale plasmabile su cui sperimentare il proprio progetto politico, un intento manifestato sin dalla scelta dell'inno del partito, giovinezza, attraverso manifestazioni e riti, attraverso una minuziosa e microfisica politica, il progetto fascista impregnò copertine di libri, cartoline, cartine geografiche, nonché dettati e problemi aritmetici, proposti nelle aule dagli insegnanti. L'obiettivo fu quello di creare una schiera di individui identici, reprimendo ogni diversità. Ma non basta armare il braccio, bisogna pure armare la testa. E con che si arma la testa se non col sapere? Che è un'arma che mai si logora e ne arrugginisce? L'ignoranza è cecità. L'ignorante è come uno che vive in una casa senza finestre, che vede un bel nulla. L'istruito è come uno la cui casa ha molte finestre e magari anche una torre in cima al tetto. Lui sì, può spiare tutto in giro e fino a lontano l'orizzonte. L'ignoranza è povertà, la conoscenza è ricchezza. Ricchezza che nessuno ti ruba, tesoro che sempre ti frutta e mai si consuma. Per questo ha detto il Duce, libro e moschetto, fascista perfetto. Mentre in Germania e in Spagna vigeva un regime antiintellettuale e si bruciavano i libri in piazza, la politica fascista promosse, oltre alla formazione militare, un'educazione culturale e scolastica. Yeah.
I bambini sono riuniti per il saluto alla bandiera. Il bimbo più bravo e più buono è il portabandiera. Tutti i bimbi intonano un inno, poi passano dritti e salutano. Salutano la bandiera e pensano alla patria lontana. Dio, assisti ora e sempre l'Italia. Aiutami, oh Dio, a diventare un buon italiano. Copiare 3 volte, sul quaderno di Bella, le seguenti parole del Duce. Levate in alto, virgola, o legionari, virgola, le insegne, virgola, il ferro e i cuori, virgola, a salutare, virgola, dopo 15 secoli, virgola, la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma. Nella pagella del 1925 troneggia solo il simbolo di Casa Savoia, in alto a sinistra. Nella pagella del 41 il processo di fascistizzazione è in atto da tempo, per cui compare sotto nome e luogo di nascita dello studente anche la dicitura iscrizione alla gioventù italiana del Littorio con numero di tessera. Fra le materie compaiono nozioni varie e cultura fascista e storia e cultura fascista. Nel 1942, in piena guerra, si ricorre ulteriormente alla propaganda anche attraverso il frontespizio delle pagelle. Colonialismo è l'espansione di una nazione su territori e popoli all'esterno dei suoi confini. Il colonialismo inizia nel XVI secolo, dopo la scoperta dell'America, e viene attuato soprattutto dai paesi europei. Il termine indica anche l'insieme di convinzioni usate per legittimare o promuovere questo sistema. In particolare, il credo che i valori etici e culturali dei colonizzatori siano superiori a quelli dei colonizzati. In Italia il colonialismo ebbe inizio nel XIX secolo con l'acquisizione di alcuni porti africani. 1890 Somalia ed Eritrea furono le prime colonie. 1912 colonie in Libia. 1936 colonie Etiopia. Con l'annessione dell'Etiopia nel 1937, i possedimenti italiani in Africa orientale furono unificati sotto il nome di Africa orientale italiana. Il 9 maggio 1936, con la conquista dell'Etiopia, venne proclamato l'Impero italiano. Saluto, dopo 15 secoli, la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma. Il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero, lo feconderà con il suo lavoro e lo difenderà contro chiunque con le sue armi. Con il governo fascista, l'istruzione degli studenti italiani venne incentrata sullo studio delle colonie africane, la cui appartenenza all'Italia avrebbe consentito la loro civilizzazione. Il meticciato è l'ibridismo tra razze diverse, con particolare riferimento alle razze umane. Il regime fascista attuò leggi contro questo fenomeno, considerato una lesione del prestigio della razza. La più importante entrò in vigore nel 1940
e veniva negata la cittadinanza italiana ai meticci nati dall'unione tra italiani e indigeni. Dizionario Treccani. Per razza si intende un raggruppamento di individui che presentano un insieme di caratteri fisici ereditari comuni. Nel caso dell'uomo, tali caratteri si riferiscono a caratteristiche somatiche, colore della pelle, tipo di capelli, forma del viso, del naso, degli occhi, eccetera. Indipendentemente da nazionalità, lingua, costumi, ma il concetto di razza umana è considerato destituito di validità scientifica, da che l'antropologia fisica e l'evoluzionismo hanno dimostrato che non esistono gruppi razziali fissi o discontinui. Al contrario, i gruppi umani mutano e interagiscono continuamente. Il 5 agosto 1938 viene pubblicato il Manifesto della razza, opera di intellettuali e accademici italiani. Nel manifesto si sostenevano la concezione biologica del razzismo, l'esistenza di una pura razza mediterranea non assimilabile alle altre razze. Non sostiene immediatamente il concetto di superiorità, ma sarà il risultato di un processo politico imminente. Che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale e stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico, dunque, è un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Gli ebrei divengono razza inferiore e minaccia per la purezza della razza italiana, che è e deve rimanere superiore. L'impurità diviene il grande panico collettivo. Il progetto fascista non fu solo quello di distruggere l'altra razza, ma esporre la razza italiana all'assoluto pericolo di contagio e di morte. L'ebreo diventa il pericolo letale da estirpare.